Ma a cosa serve tutto questo soffrire? È questa la domanda che si pone questo libro che stiamo per attraversare insieme col suo autore. A cosa serve tutto questo soffrire? Ogni tanto, forse anche molto spesso, ce lo chiediamo. E questo libro non risolve, ma attraversa questa domanda. Davide Munaro, buongiorno. Salve, salve a tutti, grazie di essere qui con voi. Benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole. Davide Munaro, leggo nei risvolti di copertina, è uno psicologo specializzato in psicoterapia ipnotica e cognitivo comportamentale che applica nella sua pratica terapeutica per trattare, tra gli altri, attacchi di panico, ansia generalizzata e fobia social. Beh, molto interessante. In che modo tratta, dal punto di vista medico, la fobia social? E in che cosa consiste Davide Munaro? Davide Munaro è una persona che ha compreso nel tempo che dobbiamo imparare a porci delle domande diverse invece di cercare delle risposte. Quindi, in primis, ho imparato che quello che sai si ciba di quello che non sai, no? E è un po' come quando da ragazzini leggevamo i nostri romanzi o leggevamo Il Piccolo Principe, questi libri fantastici. E quando tu leggi, a un certo momento ti rendi conto che la percezione si sposta avanti cercando di comprendere cosa sia e cosa stia avvenendo. E tante volte inciampa e non comprendi. Allora si sposta dall'altra parte per prevedere ciò che accadrà. E quando lo comprende, quello che stai leggendo acquisisce, o quello che è accaduto acquisisce ancora più forma, più significato. Perché ti racconto questo? Perché nel tempo ho compreso profondamente che quando abbiamo il coraggio di abbandonare la certezza dei sensi, possiamo galleggiare con le nostre percezioni a scoprire quello che sarà, quello che saremo nella nostra vita. E ciò che ci impedisce di farlo sono sempre le certezze, sono sempre il rimanere fermo sul qui e ora, a cercare quelle certezze che non ci portano da nessuna parte, no? Eh sì, le certezze che non ci portano da nessuna parte. Questo è importante, le nostre certezze. Io vorrei rimanere, Davide Munaro, sull'immagine di copertina, perché, e mi scuso se parlo di me, compio quest'atto di vanità che non mi piace, però mi ha riportato a una situazione mia personale. Vale a dire, qui, poco più in là da questo studio, c'è un vaso rotto e tutti i pezzi sono lì, messi in attesa, e da tanto tempo, più di un anno, in attesa che quest'arte del kintsugi io la possa realizzare. Ma mi sono sentito in colpa vedendo l'immagine di copertina di questo libro, perché ho detto, ma chissà perché quel vaso che è rotto io lo sposto sempre come per chissà quale ragione, è lì, chissà quando lo farò. E l'immagine di copertina pone dentro un barattolo di vetro, quasi al posto delle caramelle, invece dei cocci di un vaso rotto. Perché questa immagine? Mettiamolo così. Imparare a liberarci, come ho detto prima, dei nostri sensi. Provo a spiegarlo, anche se a volte risulta difficile. E abbiamo fatto prima l'esempio del leggere un libro. A ognuno di noi, lo ripeto ancora, capita che quando stiamo leggendo la nostra mente si possa spostare a cercare di prevedere dove va il romanzo, avanti, nel futuro, da qualche parte. E non ha la risposta, però è un tentativo, come quando la tartaruga mette fuori la testa. E nel cercare di intuire o di indovinare, di andare indovinando quello che accadrà, quando lo intuisci, dai forma a tutto quello che hai vissuto. Comprendi quello che hai letto, il significato o le previsioni del futuro danno significato quando lo imbrocchi a quello che è accaduto. E quindi il tuo romanzo inizia a prendere una forma, ma il romanzo prende forma leggendolo, andando avanti, tornando indietro. Quindi cosa avviene nella nostra vita? Che soltanto quando un vaso è fatto di pezzi, pezzi rotti, che possono essere presi, girati, rigirati, è come questa percezione del leggere ci libera dalle nostre certezze.
se il vaso fosse perfetto, inizieremmo a morire dentro. È proprio perché il vaso è rotto, è proprio perché il vaso si rompe, è proprio perché soffriamo, è proprio perché arrivano i temporali, è proprio perché c'è questa percezione quasi astratta, aleatoria della realtà che ci libera, ripeto ancora, dalle nostre certezze che siamo vivi. E quindi il vaso perfetto è il vaso imperfetto. E invece molte persone purtroppo trovano sicurezza in un vaso precostituito, non rotto, perfetto, che alla fine risulta essere senza un'anima. E così un libro ha un'anima quando qualcuno si sposta dalla parola che sta leggendo, dall'aspetto sensoriale di quella parola, ma quando gli dai un significato d'insieme, quel significato d'insieme avviene attraverso la nostra storia, e che muta sempre man mano che camminiamo. Spero di essere stato chiaro. Eh sì, anche perché Davide Munaro, riportandolo nella storia comune di tutti quanti noi, tutti quanti nelle nostre case abbiamo, che ne so, una tazza sbrecciata che magari mettiamo da parte, e invece io l'ho visto come un invito a usare quella tazza, quella cosa un po' rotta, perché scoprire la bellezza attraverso la ferita, la famosa canzone Anthem di Leonard Cohen, in ogni ferita c'è uno spazio per la luce. Io credo che sia molto bello, un gesto d'affetto verso quell'oggetto, ma gli oggetti, come spesse volte ci ha detto nelle conversazioni fatte nel corso del tempo il filosofo Remo Bodei, che tra l'altro ha scritto anche uno straordinario libro sulla relazione degli oggetti, gli oggetti hanno bisogno di noi e viceversa, e quindi non è semplicemente un affetto, è una relazione. Sai, hai detto delle cose meravigliose. Quando ti alzi alla mattina e vedi il tuo mondo, e vedi l'alba, il tramonto, una piscina o anche un vaso, in realtà tu lo stai vedendo attraverso una percezione, una serie di assunti, di aspettative che nascono da cosa? Dal tuo passato. Quindi noi vediamo il nostro passato. Apri gli occhi per vedere nella realtà esterna riflesso il tuo passato. Quindi possiamo vedere solo quello che conosciamo. Allora a questo punto la domanda è: come faccio io a liberarmi dal mio passato se il mio passato mi filtra ciò che io sto vedendo, questo vaso? E tu hai detto una cosa bellissima. Costruendo un nuovo passato avremo risposte diverse nel futuro. Prendi quel vaso e rompilo. E proprio dal passato, Davide Munaro comincia il suo libro Ma a cosa serve questo tuo soffrire? E dal passato ci porta in una situazione molto romanzata, per certi aspetti anche molto filosofica. Ricordo che un giorno d'autunno di molti anni fa, passeggiando lungo un viale alberato, rimasi colpito da un maestoso tiglio. Che cosa aveva quel tiglio da colpire così tanto Davide Munaro? Quel tiglio mi ha permesso, io penso che si impara per similitudini, per confronto con la vita. Quel tiglio non era più un tiglio, non era più un albero. Quando impari a rompere il vaso, impari ad andare oltre quello che vedi, ho voluto andare oltre quel tiglio e ho dato senso alla mia vita passata, ho visto quella catena, nel vedere quella catena su quel tiglio, ho visto le mie catene. E quindi non avevo più di fronte a me un tiglio, ma avevo di fronte a me stesso. Ho iniziato a dialogare con quel tiglio. E questo mi permette sempre di piegare la realtà, perché la realtà percepita non ha nulla a che vedere con la realtà sensoriale. E così il tempo che batte una telecamera, un orologio, non è il tempo di chi è innamorato. E allora quel tiglio mi ha fatto vedere le mie prigioni, le mie catene. E ho iniziato a pensare che per liberare il tiglio dovevo fare una cosa, liberare le mie prigioni. Io avevo visto quella catena, avevo visto il tiglio imprigionato, io avevo visto me stesso, e allora ho detto: il viaggio interiore non è esterno. Chissà. E quindi non c'è bisogno. Anche se libero il tiglio da quella catena non serve a niente, perché quella catena è dentro di me. E allora ho chiuso gli occhi e ho iniziato a fare i miei viaggi, a risistemare e a cambiare i cocci
dei miei vasi interiori, rompendo il mio passato, prendendo quei cocci e ricostruendo un nuovo vaso. E così mi sono liberato di quel passato che mi stava imprigionando. A proposito di passato, mi scuso se sto ancora su questa parola, ma è un passato che serve a vivere il presente nella proiezione del futuro, come è necessario, e nessuno può pensare altrimenti, perché altrimenti il passato non è servito a nulla. Quanto invece è servito a Davide Munaro, e qui entriamo nella sua vita privata, fortemente privata, quanto è servito, è servita la presenza di nonna Elide? Nonna Elide mi è servita, l'ho compreso dopo averla persa. E come sempre le cose gli diamo un significato e acquisiscono un significato, e come abbiamo detto prima, solo quando arrivi alla fine del libro capisci il significato di quello che stavi comprendendo o leggendo. Mia nonna Elide se n'è andata, e lasciandomi in realtà non tanto un'eredità materiale di cui ho compreso che non serve a nulla nella vita, ma lasciandomi le sofferenze. Sì, perché ho avuto delle mancanze nei suoi confronti, gli ho voluto bene, ho avuto comunque delle grosse mancanze, ma devo dirti la verità, che quelle mancanze, quei sensi di colpa, quegli sbagli, quegli errori, per farne pace ho dovuto dar senso alla mia vita. E quindi non ho cercato di risolverli come molti pensano che si dovrebbe fare, ma ho imparato a dargli forme. Così penso che mia nonna Elide e tutte le cose che abbiamo vissuto vivono con noi man mano che noi camminiamo. È come dire, un battito di ali ha senso se subito dopo c'è un altro battito di ali che rende vivo il battito di ali precedente. Ecco questo, mia nonna Elide mi ha dato, come tutte le persone che ho amato, riesco a tenerle con me man mano che vado avanti e che vivo e do un senso alla mia vita. A proposito di camminare, visto che Davide Munaro ha citato questo verbo, io vorrei condividere una cosa talmente semplice ma talmente profonda che Davide Munaro ha vissuto con la nonna Elide, perché è qualche cosa che ci proietta nella vita di tutti, e questo libro è attraversato da questa da tanti altri aneddoti, ma vorrei che Davide Munaro ci raccontasse quando un giorno nel bosco passeggiava con la nonna e a un certo punto troviamo del fango. Che cosa succede? Succede che mi sono fermato e cercavo, guardavo per terra, cercavo di pulirmi le scarpe e venire via da quel fango. E mia nonna, senza forse averne consapevolezza, ma con quella saggezza antica dove ti dicono tutto e non ti dicono niente, aspettano di trovarla, mi disse di alzare la testa, di guardare oltre, di alzare la testa, di non guardare quel fango, perché quel fango si cibava in qualche modo del nostro stesso sguardo. Mi disse: guarda che se guardi avanti esci da quel fango. E ho capito che il problema non era il fango, ma era la nostra attenzione e dove decidiamo di orientare lo sguardo, cosa decidiamo di vedere. E quando pensi che il fango sia un problema, ci rimani dentro il problema. E se alzi lo sguardo e vai oltre la rete, ti rendi conto che il fango era solo un passaggio della tua vita, non significava nulla, anzi dava senso alla vita. E lì solo dopo compresi queste saggezze che in realtà sono secondo me la massima espressione dell'intelligenza, no? Di quella cosa, così, come ho detto, così astratta e così galleggiante come la lettura del libro. Alza la testa e guarda l'orizzonte, un po' come guidare la bicicletta, no? Vicino al papà che arriva con la bicicletta da corsa, verde, forse, chissà, magari una bianchi, e avvicina questo bambino che è voglioso di andare in bicicletta, il papà l'accompagna, poi dice: l'ultimo pezzo spetta a te. E questo è un altro insegnamento, che non è semplicemente un insegnamento rivolto a un bambino, ma questo "l'ultimo pezzo spetta a te" è una frase che impegna tutti quanti. Assolutamente, assolutamente, è un atto di responsabilità. L'ho compreso a posteriori. Mi ricordo che lui con questa bicicletta è tornato giù dalla salita, io non ce la facevo più,
mi ha preso con la sua mano destra, l'ha appoggiata alla mia giacca, mi spingeva e la salita era molto ripida. E lui pedalava forte e mi dice: "Dai, dai, dai, prendi la rincorsa, prendi la rincorsa." E anche lì comprendo su logica che se non c'è una rincorsa, non c'è una salita. E tutto quello che incontriamo nella nostra vita si apre come dire, come i fiori si aprono di fronte alle raggi del sole, si aprono perché dietro c'è un percorso. E quindi la rincorsa è la salita in realtà, ma te ne rendi conto quando sei sulla salita. E lui mi ha spinto e abbiamo preso velocità e a un certo momento lo vedevo stanco e mi dice: "Quando sei a metà, mi raccomando, alzati dalla sella, spingi con tutto te stesso, guarda avanti, non fermarti, perché se ti fermi è finita e spetta a te." E vuol dire che a un certo momento possiamo avere tutto dalla vita, possiamo avere le cose più belle, ci può essere donato tutto, ma la scelta di arrivare in cima oppure no spetta a noi. E qualsiasi rincorsa decade se dietro non c'è un uomo, una donna, una persona che riconosce quella spinta e lui deve fare la seconda parte. È compito nostro. E noi conosciamo spesse volte nella nostra disattenzione, Davide Amunaro, del nostro vivere, è anche normale. Noi quella spinta la conosciamo, ma poi il problema è che non la riconosciamo, ed è lì forse Bravo. lo iato in cui noi stiamo lì senza prendere alcuna decisione, all'insaputa, vogliamo chissà che cosa, vogliamo il mondo intero, e poi rincorriamo la felicità, ma la felicità è che cos'è, Davide Munaro? Che cos'è la felicità? Guarda, io ieri in uno studio mi attirava due cose, mi hanno attirato e le voglio condividere. La prima, vedevo questi uccellini che cercavano il cibo e passavano da una parte all'altra. Non stavano mai fermi, erano sempre in movimento, come quando gli uomini migrano. E mi dicevo, si stanno muovendo perché devono sopravvivere. E la ricerca della vita, della sopravvivenza, esiste la mancanza, perché esiste la possibilità di morire. Quella ricerca di sopravvivere, quel muoversi a destra o a sinistra, quella tensione è ciò che ci porta a essere, secondo me, pieni di noi stessi, felici. E quando una società pensa invece di bypassare questa ricerca, questa sofferenza e la vai a togliere, in realtà gli uccellini iniziano a morire dentro, a spegnersi. E sembra assurdo, è proprio perché c'è una motivazione che ci crea sofferenza, che ci spinge, che noi rimaniamo in vita e siamo felici. Quando ci viene tolto questo, pensando che la felicità sia togliere questo, è come togliere la vita, è come togliere la morte nella vita di una persona. E questo è il secondo esempio che è legato alla Margherita, no? C'era anche questo, ho visto l'altro giorno, c'era un raggio di sole che colpiva queste margherite che si aprivano al sole. Ed è la stessa cosa, mi sono detto, cos'è che vi spinge a cercare la vita? Quel raggio di sole che arriva in ritardo di 8 minuti. La sopravvivenza, il buio della notte, la morte. E quindi noi cerchiamo il sole, cerchiamo di vivere e quindi la vita esiste perché esiste la morte, forse sono la stessa cosa. E così quando cerchiamo invece di costruire una società dove non si deve più morire, dove non si deve più soffrire e dove i vasi non devono essere rotti ma devono essere belli e puliti, allora penso che iniziamo a morire dentro. Siamo perfetti fuori, ma dentro muore tutto. Davide Munaro, queste parole in questo tempo pandemico prendono una piega, un significato molto diverso da un altro tempo. E sembra di essere al di fuori del tempo, lo riconosco, sembra di essere al di fuori del tempo quando si parla di felicità, quando si parla di vivere felicemente, e si parla e ci si chiede dove trovo la felicità, ma è un impegno ancora più grande proprio in questo tempo, perché questo libro, parlando di vita vissuta, ci porta proprio a spasso delle parole e cercando il significato. Ricordo ai nostri ascoltatori di tra i capitoli che più mi hanno affascinato, ma è un'affascinazione molto intima, spesse volte quando si legge L'uomo con l'ombrello, a proposito di felicità. E la felicità mi piace molto il significato di questa parola in inglese, perché noi pensiamo che la felicità sia così durevole. La parola in inglese è happiness, no? Qualcosa che accade.
E noi non sappiamo quando accade qualche cosa, ma sappiamo che dobbiamo farlo accadere. Sì, bravissimo. E quando non sai come, ma so che la incontrerò. E quello è l'abbandonare le certezze del, ripeto, del senso di quello che vedi. In realtà siamo noi. La felicità non è, secondo me, qualcosa di esterno, di preconfezionato. La felicità siamo noi quando scegliamo di vivere questa vita, con tutte le sue cicatrici, con tutti i suoi dolori, con tutte le sue morti. Le carezze di mia nonna hanno più significato adesso che è morta che quando me le stava facendo. E a posteriori, nel tempo, scopriamo che quelle sofferenze, che quelle delusioni hanno dato una grande profondità alla nostra vita. La felicità siamo noi, è quando iniziamo a non cercare una vita diversa, ma a cercare la vita che abbiamo. E invece in giro purtroppo vedo sempre qualcuno che si lamenta perché non è andata così, perché non ho avuto i genitori che volevo, e per questo e per quell'altro. E questo è uno scappare dalla nostra incapacità di soffrire. E se non siamo capaci a soffrire, non saremo capaci nemmeno a gioire, e se non siamo capaci a perdere, non saremo nemmeno in grado di poter vincere. Se la rosa non morisse, non splenderebbe al sole. Questo è il concetto fondamentale. E non stiamo dicendo, non stiamo dicendo che la vita deve essere sofferenza assoluta, ma la sofferenza in ogni modo parte della vita. E in questo cercare la vita che abbiamo, a cui faceva riferimento poco fa Davide Munaro, ma allora ci possiamo chiedere, ma allora cosa serve cercare? Ce l'abbiamo già, ed è proprio lì che comincia il nostro cammino. Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, quella sofferenza non è gratuita, è un quadro. Perché un quadro sia vivo ha bisogno anche di sfumature, di profondità, di essere vivo, di essere vissuto. E perché sia vissuto ha bisogno di quelle crepe, se no è finto, non sa di niente. E questo è quello che penso. E poi concludo che ciò che ci permette in qualche modo, anche se poi io non credo alla morte, perché anch'essa è una narrazione umana, un modo di concepire la nostra impotenza, penso che potremmo scoprire che la morte non esiste quando abbiamo vissuto una vita piena. Più tu scappi e ti proteggi dalla vita e dalla sofferenza, più ti proteggi dalla vita, perché la vita è anche sofferenza, più arriverà quel giorno che tu devi cambiare la pelle come i serpenti, che non sarai pronto a farlo. Più vivi proteggendoti dalla vita, accumulando cose che a volte insignificanti, più arriverai anche a una certa età, ma tu non sarai disposto a cambiare la pelle, perché hai vissuto per proteggerti. Più invece ti immergi nella vita, più la vivi, più perdi le persone che hai amato per incontrarne delle altre, quando arriverà il tuo orizzonte saprai, iniziamo a dire sentirai, che la morte non esiste, che stai tornando a casa, che è stato solo un bellissimo viaggio per prendere nuovi colori. E quindi l'unico modo per emanciparsi dalla morte e per vincere la morte è vivere la vita, per scoprire che poi in realtà sono esattamente la stessa cosa. Poco fa Davide Munaro ha detto la parola sfumature, e qui vado all'ultima parte del libro, la parte dei ringraziamenti. Perché siamo tutti sfumature della stessa foglia? Ma sai, la stagione mia preferita è l'autunno. L'autunno, se tu guardi le foglie, scoprirai che il giallo è dentro il verde è dentro l'arancione, che quello che tu pensavi essere verde in realtà era fatto di infiniti colori, infinite frequenze d'onda. E quando diventiamo come una foglia autunnale, possiamo passare dal verde all'arancione, dall'arancione al grigio. Quando invece la nostra foglia è perfetta, è completamente verde, ci dà tanta sicurezza, ma in quel verde rimaniamo imprigionati. Questo non solo per la nostra vita, ma anche per una vita sociale. E ora dirò una cosa che magari qualcuno potrà dare disagio. Lo stesso principio avviene
nella nostra società. Se io ho la possibilità di andare a casa, di avere due figli meravigliosi o di potermi permettere di portarli al mare o di poter vivere, è perché da qualche parte c'è qualcuno che sta soffrendo. Quindi questo concetto mi permette di a volte fermarmi ed apprezzare, non apprezzare, ma ringraziare le persone che soffrono, perché veramente senza quel soffrire loro la vita a me non darebbe questo, e so che un domani il mio soffrire da qualche altra parte sarà una gratitudine per qualcun altro, perché la vita è inafferrabile. Se non togliessimo tutte le sofferenze sarebbe una foglia verde, ma se fosse verde sarebbe finta. Ma proprio perché cambia colore, proprio perché è autunnale, che lei rimane in vita e ti permette di passare da un colore all'altro, ti permette di... Permette, dico sempre, che un pastore sardo possa diventare un imperatore, e un imperatore un pastore sardo. Perché è aperta, perché è imprevedibile. Aperta e imprevedibile, come d'altra parte, è la nostra stessa vita. E la dobbiamo accettare e giocarcela su questa imprevedibilità. Bravo. Perché è lì il terreno su cui capiamo il nostro carattere, perché la programmazione sì, però è l'imprevedibilità che è la cosa. D'altra parte Davide Munaro, che cosa raccontiamo noi quando incontriamo, che ne so, il vicino di casa oppure l'amico al bar, il collega? Non raccontiamo la normalità, raccontiamo spesse volte l'imprevedibile. Sì, assolutamente. Assolutamente. Le persone cercano il bianco e il nero, ma sono attratti dal grigio. Siamo attratti da tutte le persone che poi bruciamo vive. Tutto ciò che è storto, che è imperfetto, attira la nostra attenzione e lo vogliamo. Poi però andiamo in giro e compriamo il bianco e il nero perché ci dà sicurezza. Però dopo un po' mettiamo l'occhio in quella serratura perché siamo attratti dal diverso, dallo storto, dall'imperfetto. Siamo attratti dal peccato. Uno dei miei autori preferiti è stato Giordano Bruno, che mi ha influenzato molto. E io quando vedo persone che mettono l'occhio nella serratura, in quell'occhio, che non è l'occhio, è un'anima, e va a cercare qualcosa che non conosce, qualcosa di non conosciuto, qualcosa di storto, abbandonando tutto ciò che è bianco e che è nero, ecco, lì scopro la meraviglia della vita. E non la può fermare nessuno, sai. Nessuno può fermare quel qualcuno che accadrà sempre, che mette l'occhio nella serratura, accadrà sempre. E se non lo facciamo noi, ci pensa la vita con i suoi terremoti, con le sue guerre e con le sue, e a volte con i suoi temporali, a volte anche con le sue pandemie. Ma a cosa serve questo tuo soffrire? È il titolo del libro di Davide Munaro che in questa nostra conversazione abbiamo cercato di attraversare, seppure semplicemente per suggestioni. Come accettare il dolore e liberare la felicità, pubblicato da Mondadori. Ma prima di salutarci, Davide Munaro, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ne ho due. Me l'ha regalato mia figlia e lo sto leggendo tra le righe. Probabilmente l'hai già letto. È l'Estralisco. Però è tanto che non sentiamo dello Stralisco, e allora per chi non conoscesse questo libro, che è straordinario, è bella la scelta della figlia per questo libro, inaspettata, a proposito di imprevedibilità. Sì, è un libro meraviglioso per chi lo sa leggere. Spesso leggo un po' di tutto, ma spesso mi distacco molto da libri accademici e trovo in certe letture apparentemente semplici delle profondità infinite, proprio perché mi lasciano lo spazio di entrarci col cervello, con l'anima e col cuore. Quando è troppo strutturato non mi fai sognare, e certi libri ti fanno sognare. Certo, perché Sakumat, se ricordo bene, tra l'altro il libro è scritto da uno straordinario scrittore poeta, Roberto Piumini. Sakumat era così, un grande adulto ma un grandissimo bambino dentro. Sì. Grazie davvero Davide Munaro per il tempo trascorso insieme per raccontare del libro Ma a cosa serve questo tuo soffrire. Buona giornata. Buona giornata a tutti, vi ringrazio. Un abbraccio forte.